Non lo so se c'è per PlayStation. Ho giocato Inside, ho giocato Limbo. Boh, non lo so, Rippy. Domani c'è un sacco di concorrenza, quindi mo vediamo come va stasera. Non siamo 6. Comunque sì, fa sempre parte di quella collana là. Di Limbo e di Inside. Inside è bellissimo. Però Little Nightmares vince su tutto, mi dispiace. Oddio, per la prima volta si sente parlare? È un ragazzino, quindi. No, non voglio andare al desktop, voglio continuare. Posso? Ah, aspetta, c'ho dei cappelli qua. Che è Moku Jin? Holy shit, come mais? Allora, dall'inizio mi ricorda molto, molto, molto di più Inside, che Little Nightmares. Devo dire la verità. Io voglio esplorare tutto. Sai, c'è qui. Vabbè, c'è un Kaiser. Si inizia nella foresta. Cazzo, si risale sopra? Guarda qua. No, a me questi giochi piacciono molto. Il finale di Inside è greve, però non si capisce che vuol dire. Cazzo, si... Ah, RT, ok. E dai. Mannaggia. Io, raga, non riesco. Non riesco a aprirlo! Oh. Non è che si può aprire pure questo. Allora, aspetta. No, non si può. Gris è molto bello. Non l'ho finito però. Un capolavoro di design pure quello. Cazzarsi porta sempre i suoi frutti. Oh la shit. Madonna, raga, è uguale Inside. Ma che è sta cosa? Ma perché si... Perché fa così? Dio cancerius. Sono un ammasso di corpi morti. Vediamo se... Oh, stesse scarpe magari gliele posso tirare. No, non è fatto apposta che si blocca. Mi sta dando un problema, non capisco perché.
Madonna Sand. Na già miseria. Beh. Anzi. Beh. Non male. Che cazzo devo fa qua? Devo salire di qua. Buonasera, Alde. Che cazzo dico, Ale? Che Alde? Vuoi broccoli? Onesto. No, non è che ha incastrato Roger Rabbit, Luca, le folie dell'imperatore, ma io non so che cosa devo fare qua. C'è una corda, potrei, no? Scendere con la corda. Ah, no, basta così, ok. Lo so, se la mia esperienza da giocatrice non mi inganna. Ma perché non riesco a lanciare cose dritte? Lo vedi? Mica la freghi a bicocca, eh? Mica la freghi a bicocca. Ma io c'ho l'occhio sveglio. Trappole, trappole, trappole. Va bene, fantasma. Ciao. Sci tua. Raga, ma quanto so British? Guarda qua, tutto, tutto, so tutto. Porca trota. È pieno di trappo, ma ti pare?
Non la freghi la bicocca, non la freghi! Non mi si è aggrappato. Stavi per fregare, eh. Zio! Aia! Aia! Ce l'ho fatta però, ce l'ho fatta. Ah, vi dico, sì, l'alimentazione è bella, eh. Però preferivo decisamente quella del primo, per adesso. Cioè, l'ambientazione delle fauci era unica. Quindi, come ambientazione per adesso, meglio il primo. Però deve ancora ingranare, quindi va bene, ci sta. Oh, vedi? Guarda quanto rende di più questo gioco negli ambienti chiusi. Cioè, guarda quanta cazzo è cambiato adesso. C'è nulla qui dentro? Sblocco achievement a caso, non c'è nulla, vabbè. Oh, adesso già mi piace molto di più in un luogo chiuso. Questa è la musica del primo, eh. Non lo lasci stare, sto povero gatto. Guardate che bella la polvere. Mamma mia, ragazzi. Che quanto. Cioè, è un quadro. Cioè, guarda, è un quadro. È un cazzo di quadro. Cioè, quanto è bello. Sta suonando lui. Dai, cazzo, apri questa porta. Poi non so in che è ambientato. Se è ambientato prima o dopo il primo, boh. Smettila con sti bonghi. Anzi, no, piantala con sti bonghi. Non siamo mica in Africa. Oh, andiamo a salvare il pupetto, va. Aspetta. Vediamo se c'è qualcosa qui da prendere. Che ha caricato qui. Come mai ha caricato se non c'è niente da prendere? Bellissimo, Yunkel. Veramente un. Boh, un quadro. Non so come fa a non piacere questo gioco, sinceramente. Dio, poveraccio, sei spaventato. No, non riesco a entrare ancora. Sembra L di Death Note. Ma smettila, Sed. Wendy, sono il lupo cattivo. Wendy, luce della mia vita. Boh, strano, mi fa salire qui, ma non c'è un cacchio, però.
Zii, ma che te denunci? Vieni qua. Vieni qua, cazzo, non correre. Grevissimo, regà. Cosa sono questi rumori? Aspetta un po'. Già sta cosa che ci stanno i cappelli che puoi trovare in giro mi piace un sacco, eh. Non capisco proprio da dove viene questo rumore. Va bene, Dippi, non ti preoccupare. Giù non c'era nessuno. Capisco da dove viene sto rumore, vabbè. Non mi fa tornare in cucina, si è chiusa la porta. Buonanotte, Dippi. Gentilissima come sempre, grazie per il supporto. Sei una cuoricina proprio. Benvenuta. Goditi questo gioco, Fabiola, non scappare. Quanto bella sei. Non lo so manco io, Calor. Non lo so. Non importa cosa imitavo. Da regà, sembra L di Death Note comunque, cioè pazzesco. Ok, quindi qui collaboriamo con altri bimbi. No, non è la colonna sonora, era proprio un rumore, fidati. È vero, era ritmico, ma era. Faceva parte del. Dio, sono delle persone morte. Orco can. Tocca, cazzo, è bello sto gioco. Porca di una trota. Quanto è bello. Quanto è bello. Sto in hype, cazzo. Mi saltare su. Specchi rotti. Greve, sono imbalsamatissimi. Guarda, l'unica pecca di questo gioco è che dura poco. Dura veramente poco. Ma gli vale i soldi, eh? Solo che vale poco. Cioè, qualcosa che. Cioè, capito? Io non mi voglio staccare da questa atmosfera. Però purtroppo dura poco. E anche la parte bella perché, capito? Cioè, nel senso, te lo devi godere proprio perché è poco, poco, poco.
Sai che ogni attimo lo puoi sprecare. E vabbè, io poi ho dei problemi agli arti e questa cosa è capita. No! Ah, ok, l'ho preso. Ma scusa, le boschi, non ti piace neanche da guardare? Oh, a me piace Resident Evil, mi è piaciuto un sacco. Questo non c'entra un cazzo con Resident Evil, ma... Cioè, è un gioco che pur senza esserci un dialogo che sia uno, riesce a essere mega eloquente. Poi certo, il tipo di gameplay può non piacerti. Però non ti piace neanche da guardare. No, il protagonista è un ragazzo, è un bambino. No, no, il protagonista è questo che salta. Pazzira Fabiola, non la fermi, eh? Non la fermi più Fabiola. Grazie. Oh, che cazzo? Ma che è? Ma che cazzo era? Ma che era sta cosa? Non so che cos'era quella roba. Era tipo un segreto o qualcosa. Aiutami, aiutami, aiutami! Oh, cazzo! Come mai? E come facciamo? Oh, ecco. Eccoci qua. Sta facendo? Sta scuoiando, sì. Guardate che fotografia, raga. Spara, oh! Questo mi ammazza il bambino. Questo mi ammazza il bambino. No, mi ammazza a me invece. Mi ha proprio ammazzato a me. Cazzo devo fare? Boh, seguo lui, guarda. Ah, ok, me lo mette qua.
Tieni premuto RT per prendere la mano dei key. Ah sì, dammi la mano! Amico? Riesco a prenderlo. Amica, sto prendendo fuoco. Non riesco a prenderlo. Devi vendere il pesce, quello lo sai vendere. Presidente. Presidente. Oh. Signora, i limoni, signora! Cominciato da ventina di minuti, Jack. Sta a morì questo, c'è un piede nella fossa comunque. Ciao Kuroro. E Boschi, credo che tutto sia meglio di The Medium. Da vedere almeno, ma da giocare non lo so. Lo so, già lo vedo che è bello. Mamma mia, non so come cazzo fa a non vedermi. Dobbiamo fare. Cammina, cazzo! Andare dentro quel buco, forza! Vieni qua, vieni qua! Ma uccisa? Mi ha uccisa! Come ha fatto? Che atmosfere, eh? Vieni qua, oh, vieni, cazzo, vieni dentro! Oh, Madonna, cazzo fa, mi lasci la mano? Acci tua. Certo che si muore. Ma farò a saltare, mica lo so, eh.
My friend, ma che facciamo? Non ce la faccio se salto qui, eh. Vabbè, io ci provo, ma non ce la faccio. Certo che l'ho giocato Doom. Era ovvio che non ce la facevo, cioè era proprio scontatissimo. Telefonata proprio che non ce la facevo. Non so che devo fare. Proviamo un po', forse è così. Infatti. Amico? Non mi lascia qua. Oh! Smilzo! Come pensi di aiutarmi? Ciao! Fidiamoci. Eureka! Oddio, si è glitchato. No! No, non volevo di Eureka, volevo di Geronimo, vabbè. Nuovo cappello. Greve. Bimbo morto. Però mi continuano a piacermi di più questi cosi, che te devo dire. Anche Banzai, sì. Ancora! Ancora sto tizio! Oh, Franco, Gianni, vieni qua. Niente. Porco demonio. Senti la musica, regà. Senti la musica. Mamma mia, regà, che cazzo di comparto artistico che ha questo gioco. Ah, ma moro sempre io. Ma questo spara solo a me, ma non ho capito. Oh, ma guarda che siamo in due, Gianni. Siamo in due, ma che vuoi da me? E basta, oh. Cioè, ma voi rendete conto quanto cazzo sta chaseando questo tizio? Cioè, quanto persevera? Odriel. Vabbè.
Oddio, stavo a morire per leggere la chat, mannaggia. Veramente incazzato nero, ma che vuole? Cazzo vuole? Cazzo di tragliardone, davvero? Cioè, manco se mi rubano l'oro comincio a accesa così tanto. Che lo fa? Si prendiamo per mano. Gianni, che dobbiamo fare? Vai. Sembra mongo spastico. Beh, guarda, è un cacciatore sicuramente. E mi fermo qua. Hai ragione, Calor, grazie per avermelo ricordato. Sei molto gentile. Mannaggia, il papà doppia sempre me questo. Ma inizia che cammino piano, volate lo stesso? Ah, vedi che non voli? Vieni dentro! Un fucile! Vieni Johnny! Piano, piano, piano! Greve! Va bene pure il fischio con l'orecchio. Io vorrei andare a controllare, se permetti. Fammi uscire! Non posso andare... voglio uscire, voglio vedere... Voglio cagare in petto al cacciatore, niente, non posso. Notte, gra. Io sono ancora traumatizzata alle boschi.
Jack e Rose. Si chiama quella serie TV che somiglia a un serie su YouTube che somiglia a un videogioco. Ma quale? La musica, il comparto audio è pazzesco, la musica è meravigliosa. Oddio, sta cosa mi ricorda Inception invece. Artisticamente, boschi, cioè nel senso, che vuoi dire, dai. Cioè già, guardate pure questa immagine, cioè, so dei quadri, ragazzi, cioè, so dei quadri. Cioè, è veramente, boh. Ho visto il trailer Resident Evil Village? No, lo voglio giocare senza vedere un cazzo. Non ho visto né trailer né gameplay. Sono spariti tutti, ma che è sta cosa? No, no, lo voglio giocare appena esce, guarda. Non vedo l'ora. Pieno di televisori a tubo catodico. Cos'è una demo, Octopus? Ma che demo? Non è una demo. Mi pare un po' lunga come demo. Oddio. Vabbè. Ah, oddio, mi sa che devo prendere il tizio, ma lo so scordata lì. Oddio, come faccio? Ah, devo prenderlo da qua. È un secondo, un attimo. Mo come famo? Ce la faccio, dici? E la madonna, ho bustato quel salto. Jack, che so sti cosi?
Ah, sono collezionabili, ok, come immaginavo. Senti, tu fino a qui hai trovato solo questi cappelli, questi due, o ne ho saltati alcuni? Questo si è impiccato e poi è sparito. Ma si capisce. Ah, tu non l'hai finito, Jack, giusto? Grazie. Ore di orrore. Ciao, caro, grazie del. Porca di una trota. Mi sta assorbendo. Sono i televisori che hanno assorbito le persone, raga. Critica la società. Presa proprio. Presa. Presa proprio. Alzati. Fai qualcosa. Stacca la spina. Stacca la spina. Riesco a spegnere il televisore. Aiutami, Jack. Devo fa qui. Capisco che devo fa. Che poi vado lento. Ah. L per sintonizzare la trasmissione. Una bomba, chi ha? È un MIG sto gioco. Cioè, sto a capo in cazzo, però è una bomba. Poi, vabbè, io ho adorato sia il primo che il DLC, quindi difficile. Non mi piacesse questo, cioè era proprio difficile fallire così. Oddio! Ma che era? C'era la strada interrotta? Mannaggia. Mica ho visto, eh. E io stavo andando. Penso che la strada non sia quella. Penso, eh. Dai, spostiamo questo. Mico? Mico? Ehi! Devi. Ah no, bisogna tirarlo. Il primo lo riporterei mai. L'ho portato due volte il primo. Che palle! Ah, mo penso che sia. Cazzo, questa è proprio una scuola. Linkin Bot Cat. Grazie. Grazie mille. Prima l'ha iniziato Anna oggi. Sì, a me non mi ha detto di rifarlo una volta. Regalo, ho giocato due volte in streaming e basta.
L'occhio, il simbolo del gioco proprio. Madonna, ma guardate, guardate che cazzo di atmosfera, porcaccia la trota. Cioè, ma stare a vedere che roba. Boh, io mi sento male. Ciao, Gia. Qui dietro c'è qualcosa. Ma fai qualcosa! C'è qualcosa lì dietro. Lo vedi? Lo vedi che c'è qualcosa? E io c'ho l'occhio da player, non ci puoi fare niente, capì? C'ho l'occhio da player. Vado nel raggio, che vado a fare nel raggio? Ma no, va tolto questo coso. Perché c'è qualcuno che sta studiando. Che cazzo vado a fare qua? È per farmi capire che c'è qualcosa da togliere. Boh, grazie, curo. Non la freghi, bicocca. E non la freghi, non la freghi, però in questo momento non capisco che devo fare. Cioè, so che lì dietro c'è qualcosa, ma non ho capito in che modo possa intervenire. Magari più tardi, vediamo un attimo che c'è qua. Le mandorle. Mannaggia. Ecco, allora, sicuro tiro questa e casca il quadro. Guarda, guarda l'occhio da pro player, guarda. Te dico, tiro questa e casca il quadro, guardalo. Guardalo, esci tua. Beh, allora, lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire che questi 31 anni da videogiocatrice, eh? Mi hanno fatto sviluppare. Cioè. Presidente? Ragazzi. E non dico niente. Sembra che ho visto il gameplay di questo gioco, eh. Vedi come non hai sprecato la tua vita? Lo vedi? Dopo ci andiamo lì. Aspetta un attimo, vediamo. Se c'è da fare qualcos'altro. Che traguardo dopo i 21 anni? Oh! Ognuno il Che suo notizia, traguardo, ma non è che come l'ha devi messa essere. dentro? Non è che devi essere invidioso, eh. Cioè, ma. Sicuramente c'è qualcosa qui. Ma chi è? Chiappa. Come mai? Erca troia. Posso fare un cazzo qua. Tappeto non me la racconta. Sul tappeto non so che inventamme però. Non mi fa interagire col tappeto. No, pare che non ci sia niente da fare qua. No. Aspetta, c'è una valigia. Niente, non mi fa prendere. Aspetta, vogliamo provare a spegnere la luce a vedere se succede qualcosa? Questa cosa mi sono intoppata. Esatto, Jack, io so come te. Gameplay su giochi di cui non mi fido. E devo capire se li devo comprare o no. Per il resto non li guardo proprio. Ma anche coi trailer dei film, eh. Io so uguale pure coi trailer. Cioè, magari vedo 20 secondi dei trailer. Se vedo che mi convince, prendo, tolgo. Cerco di vedere il meno possibile. Parte che mai fidarsi del trailer, sì. Tra l'altro. Aia, qualcuno è rimasto chiuso qui dentro. Ah, quindi non era una finestra che dava. Su di fuori, era una finestra che dava dentro una camera con la luce. Mi sembra che non ci sia modo di interagire qui dentro, però. Aspetta. Eccolo.
Ok, vieni un po'. Ti lo prende per mano? Vieni qua. Mannaggia. Saltiamo sincronizzati. Eccoci qua. Bra. Bellissimi. Sono meravigliosi. Qualcosa mi dice che lui farà una brutta fine, però, vero? Pucciosissimi. Poi quando si prendono per la manina, mi sento male. Junker, va a letto, buonanotte. Mi rendo conto che è tardino, No, non è una tipa, è un bambino. Senti? Ok, detto una cazzata, non sentire la voce. Mi sembra un bambino. Non mi sembra una bambina. No, non c'è il tema fame, no. Signora, i limoni, signora! Cazzo di ansia, oh. Dio, c'è un bambino. Bambino? Sei rotto? Raga, questo non è un bravo bambino. Questo ci ammazza. Questo ci ammazza. Quello ci ammazza, raga. C'ha proprio la faccia da bullo. A me cacare. Questo mi sturba. Ci sta a fare i trappoloni. Han fame, vieni qua. Mi fai le trappole, mi fai? C'ha proprio. Ma che sono morta? Dai, mi so cascate due salsicce in testa. Dai, ma che te pare che moro così? Beh, ho capito, era incounterabile quella cosa, però, eh. Sì, mamma ha perso l'aereo, davvero? Io voglio evitare. Entri te così muori? No. Cioè, è incounterabile sta cosa. Cioè, lo eviti solo se lo sai. Ma qui ci stanno. Cioè, sta pieno di gente. Qui c'è una clown fiesta. Tra l'altro, secchio. Non erano salsicce, erano scarpe dei bambini. Guardate le trappole tutte sopra. Guarda, guarda. Han fame. Guarda che siamo in due, le corcamo, via qua. Oddio. Io lo sapevo, però l'ho vista lì, la devo toccare. Ce l'ho fatta. La devo toccare. Cioè, che fai? La tocchi? Cioè, sta lì. Mannaggia, oh. Mi sa che mi devo abbassare.
Mi devo abbassare, ho capito. Posso anche saltare, Chi è? Ah no, mi serve proprio sta cosa. Se non posso salire. Ma ancora il sangue mi ha fatto uscire, cornuto, alzate, gli ho detto. Oddio, la... bambini se... con la testa rotta! Bambini con la testa rotta! No, 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 lasciate me! No, no, no! Fatemi uscire, fatemi uscire! Questo mi sa che era scriptato, però. No, raga, mi hanno fregato L. Ma quelli erano con la testa rotta! Ma com'è possibile? Da sto figlio di una mignotta, cortacci tuo! Dove stanno? Guarda sti infami fracichi, oh. Porca trota. Madonna, guarda. Dai, l'avevo pure inculata, dai. Può essere che Little Nightmares perché si risveglia come se quelli fossero incubi? Cioè, praticamente loro sentono il rumore. È quello Little Nightmares, vuol dire quello. Sì, sì, lo so, anche nel primo era così. Stanno a mangiare cose, oh. Se stanno a mangiare una rana. Ma che se fa così? Ma che se mangia nei rani così? Non ho capito. No. Perché non mi fa entrare Jack? Come mai non mi fa entrare? Come mai? Entrò! Mannaggia, oh! Quei topi appesi lì dentro. Che succede, Jack? Che succede, Jack? Aspetta, fammi un po' vedere che c'è qui dentro. Niente. Oddio! Ma come hanno fatto a vedermi, oh? Lasciami! Ma come hanno fatto a vedermi? Ma stavo nascostissima.
Signora, i limoni, signora! Teachers, leave the kids alone! No, 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 no! Porco mondo, Lido! Ah, oddio, mi sa buca la testa! Giuro, mi blocco, non riesco ad andare avanti. Allora, facciamo così, ho capito che devo fare. Questo ovviamente puoi avere l'occhio di falco come il mio, quanto te pare, ma ci devi prima morire per farlo. Tecnicamente dovresti tirare questa cosa o ti metti qua. Se ti metti qua secondo me ti vede lo stesso. Proviamo. Secondo me te vede. Dieci minuti per chatta... Oh, Gesù Cristo. Buonanotte, Goben. Porca troia. No, vabbè, io che cazzo vuoi che faccia in questa situazione, scusami. Quello che ha la testa fracassata, vabbè, mi sento male. Oh, me se incastra, mannaggia, oh. Oddio! Oddio! Non lo so se era scriptata sta cosa. Ciao! È bellissimo come lavoro. Voglia, se è creativo, molto divertente anche. Oddio, mi mozzica! No, io lo volevo aiutare perché c'aveva il cappellino. Ma che fa? Ma questi mi mozzicano tutti. La chat solo follower da 10 minuti è stata abilitata 11 giorni fa. E che cazzo è successo 11 giorni fa?
coglione. Toglielo sta cosa! Mi sa che stava sbagliando pulsante. Non è andare piano, è che mi sbaglia più la mira. No, ma è scriptato che mi sgama, raga. Mi deve rompere la testa. Cioè, gli devo rompere la testa, quello lì. Anzi, gli voglio rompere la testa, diciamo così, va. Sta cosa che prendi i corpi contundenti è bellissima, te lo giuro. Sta cosa nel primo non c'era. Sono fatti di porcellana, sì. Che cosa volevi dire su Resident Evil, Ray, che non ho più letto? Ma ne posso prendere uno di sti cappelli? Acci tua. Niente. Grazie, Outsider. Buonanotte, boschi. Buonasera, buonasera a tutti. E... mi sa che li devo prendere, non li posso prendere però. Anche se io qui ho visto... su cappelli ce n'è uno che ha così. Non mi pare di poterlo prendere là. Quindi forse non è adesso il momento. Aspetta. No, no, non c'è niente qua. Quando dicevi che avevi visto il trailer per decidere che prendo la via... Mai Capcom non ne sbaglia una. Io a prendere la scatola chiusa... Sì, sì, ma infatti ti ho detto che non... No, 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 io non ho visto il trailer di Resident Evil per decidere, eh. Non l'ho voluto vedere proprio perché mi fido. Me lo voglio, cioè non ho visto neanche un trailer, neanche un gameplay, non ho visto niente. No, 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 qui si allunga il collo. Vabbè, attacchi al cazzo. Sono morta per un altro motivo. Sono morta per un altro motivo. Ti attacchi, non mangi stasera, non mangi. Ma io morì spiaccicate, guarda. Il problema è che... Arca troia! È difficile prendere la mira. Perché non è un 2D, capito? È difficile, non riesci a regolarti bene con le misure. Dov'è il cappello del bambino? Dov'è? Dove, raga? Dove sta? Ma qui dite? Non si può mica prendere, eh? Oddio, perché è diventato bianco? Non me lo fa prendere. Non lo fa prendere. Ci avevo già provato prima, non me l'aveva preso. Me l'avevo detto, raga, non mi credete mai a me. Boh, fate pure torna indietro. Sprecare il mio prezioso tempo. Come? Ma come ha fatto? Ma come ha fatto?
No, cioè... No, ma che volevi? No, fidate, deve andare così. Che sennò mi magna. Fidate. Non andrà così. Perché c'ho il panico, capito? C'ho il panico! Un'altra scatola in mezzo. Io non lo so perché quella sento fa i rumori. Io mi impanico, non vedo più niente. Ma perché si deve allungare il collo, raga? Ma perché? Ma perché? Dopo aver visto sta prof con il collo che si contorce, riuscire a dormire o no, Dio Cristo fa troppo cagare sotto. Io poi ho fatto degli incubi con cose del genere. Tipo a mia madre che si allungava il collo così, quindi per me è abbastanza traumatica. Come cosa lì c'è un altro cappello. Vedi l'occhio da gamer, lo vedi? Lo vedi l'occhio da gamer? Detto una puttanata. Non è vero, non farei un cappello, lo posso prendere, vabbè. Occhio assoluto, vero? Ma quanto cazzo si allunga questa? Ah, hai visto quanto cazzo si è allungata? Io ero sicura che lo potevo prendere quel fio. Niente. Capito perché giocarlo di pomeriggio non avrebbe reso. Molto meglio giocarci prima di andare a dormire, se permetti, scusami. Gesù Cristo. Come fanno a riuscire a fare una cosa così inquietante? Cioè, guarda che atmosfera, capito? Riesce a inquietare quei libri, guarda. Lasciami sta, lasciami sta. Lasciami!
Comunque, dai, e qui che facciamo? Ci fermiamo qua? Comunque è un po' tardino. Meno un cazzo, ragazzi, come... Ma più che altro, guarda, non è perché sono stanca, è perché... cioè, nel senso... Vado avanti troppo, poi ci sta sempre meno gente. Se non metti l'ultima... Noi non ce ne andiamo. Se non metti l'ultima, di che cosa? Scusami. Che è l'ultima? Eh sì, faccio la maratona, mo. Certo. No, non capisco, mi sembra che io debba andare qui, ma... Se scendiamo a meno di 170 puoi spegnere... Ma in realtà già 190 è poco per me. Cioè, mi rovina un po' le statistiche. Ma Jack, ma che devo fare qui? La maniglia non ci arrivo. Ah, ecco che devo fare. Notte Luca, vedi Luca è stanco, crolla. Una cosa che mi dà il cazzo è che so tutti scalzi sti ragazzini. Ho proprio fastidio. Tieni un paio di scarpe. Comunque dai, ha salvato, io farei. Faccio, finisco qua, dai. Sai che sono le 2:30 su.